Benvenuti a bordo, viaggiatori. Io sono Grizzly e voglio raccontarvi una storiella. Autostrada, 7 del mattino. Stai guidando, sei a una velocità di 120-125 km orari, visto l'orario, appunto alle 7, alle 7.05 del mattino, praticamente per strada non c'è nessuno. Davanti a te vedi un'auto, ti stai avvicinando a quell'auto perché evidentemente va a una velocità un pochino inferiore alla tua, magari andrà intorno ai 100-110 km orari. E quindi tu normalmente guardi gli specchietti, vedi che non c'è nessuno, per cui ti avvicini all'auto, metti la freccia e cominci la manovra di sorpasso. Superi quest'automobile, la vedi nello specchietto, vedi che la vedi completamente, quindi rientri dal sorpasso. Mentre concludi la manovra di sorpasso, entri in una galleria, ed ecco che un forte rumore improvviso dietro di te attira la tua attenzione, abbastanza da farti alzare lo sguardo e guardare lo specchietto. L'auto che era dietro di te ha un problema. È appena scoppiato un copertone. E subito quella macchina svirgola violentemente sbandando sulla sinistra, va a sbattere contro il cordolo, cappotta più volte e si ferma in mezzo alla galleria a ruote all'aria. A questo punto che cosa fai? Eh sì, alle velocità autostradali 120-130 km orari le cose accadono letteralmente in un istante, quindi bisogna essere pronti a reagire. Ecco che c'è qualcosa di cui vorrei parlarvi oggi, in questo breve episodio di Diario di Viaggio on the Road, per cui cominciamo. Sigla! Venerdì 18 settembre 2020 ho compiuto 44 anni. Auguri Grizzly! 100 di questi! No, aspetta, era venerdì, stavi lavorando, 100 di quegli altri giorni, quelli in cui ti rilassi e non devi lavorare. Scherzi a parte, ho pensato di fare un video speciale per festeggiare il mio compleanno, ma questa volta, visto che sono 44 anni, è un'età molto importante, sono una persona grande, volevo fare un video molto grande. E farò questo video molto grande, ma è talmente grande che richiede tantissima logistica, abbastanza logistica per cui uscirà un pochino più avanti. Ma nel frattempo non volevo fare in modo che passasse il mio compleanno senza aver fatto nulla di particolare. È il mio compleanno, dunque perché non fare un regalo a voi iscritti? E il regalo che vi voglio fare è una FAQ. Ma non rispondere alle vostre domande classiche, che ne so, Grizzly, di che colore è il tuo orsacchiotto preferito? Che non ne ho idea, visto che ho orsetti di tutti i colori, persino uno verde che mi è stato regalato con l'idea di, visto che ti piace la fantascienza, ti abbiamo portato l'orsacchiotto marziano. Ma scherzi a parte, una delle FAQ che ha avuto un grande successo e che mi è piaciuto moltissimo fare su questo canale è stata quella sulla sicurezza, in cui ho risposto a domande sulle più particolari situazioni di emergenza. Se non avete visto quella FAQ, ve la lascio linkata sul doobly-doo e sulla scheda, così andate e gli date un'occhiata, giusto per farvi un po' un'idea e per ingolosirvi. Perché quello che voglio fare è questo, un'altra FAQ sulla sicurezza e sulle situazioni di emergenza, e la pubblicherò domenica 27 settembre 2020. E la prima domanda a cui risponderò è quella che appunto ho fatto all'inizio di questo video, cioè che cosa fare in caso di un grave incidente stradale, magari in autostrada o in galleria, in una situazione complessa, come ci si deve comportare? Questa sarà la prima risposta che darò. Dopodiché risponderò a tutte le vostre domande in merito a dubbi sulla sicurezza, sull'emergenza, sulla sicurezza sul posto di lavoro, la sicurezza a casa, la sicurezza a scuola, la sicurezza sulla strada, le situazioni di emergenza che si possono creare, appunto, a casa, a scuola, sul posto di lavoro, sulla strada, qualunque dubbio voi possiate avere. Se avete dubbi sulle allerte meteorologiche, per esempio, nel mese di agosto ho fatto una intera playlist dedicata proprio a parlare delle allerte meteo. Se volete sapere come ci si deve comportare in presenza di un'allerta meteo con maggiore precisione, potete chiedermelo. Potete sbizzarrirvi e fare tutte le domande che volete, ovviamente, su questo tema, e lo so che cosa state pensando. Ma Grizzly, io non ho molti dubbi sulle situazioni di emergenza, allora non ho domande da farti, cosa faccio? Non ti faccio nessuna domanda.
No, niente paura! Se volete, se non avete domande sulle situazioni di emergenza, ma avete domande su di me, se volete potete farmi anche domande semplicemente su di me, sul mio lavoro, sulla mia vita, queste risponderò a una futura FAQ che organizzerò più avanti. Insomma, potete sbizzarrirmi e fare tutte le domande che volete. Sì, se volete anche quella sul colore dell'orsetto, non è detto che vi risponderò, perché se dicessi il colore di qualcuno, quelli di un altro colore ci potrebbero restare male, ma questo è un altro discorso. Per cui aspetto le vostre domande, avete tempo fino a venerdì 25 settembre per fare tutte le domande che volete, le potete fare nei commenti qua sotto, oppure se volete le potete fare su Twitter usando l'hashtag ddbotr, e io prenderò tutte le domande che riesco a trovare e per le quali posso dare velocemente una risposta, le metterò assieme, e domenica 27 settembre alle 8 ci vediamo con l'episodio di Diario di Viaggio on the road, in cui risponderò alla domanda che cosa fare in caso di incidente in autostrada o in galleria, e a qualsiasi altra domanda che mi abbiate fatto a tema sicurezza. Per le domande non a tema sicurezza poi organizzerò un video nel corso del mese di ottobre, quello senza problemi. Bene ragazzi, questo è tutto, questa volta spero di essere riuscito a stuzzicare molto più del normale la vostra curiosità, e quindi spero di riuscire a spingervi a farmi le domande che vi arrovellano la mente da un sacco di tempo. Ma quando succede questa cosa, qual è il comportamento giusto da tenere? Ma quando succede quella cosa, qual è il comportamento sbagliato che si deve evitare? Se ce l'ho fatta, come sempre vi invito a mettere pollice in alto e condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp, Telegram e le altre app social. Ovviamente non si condivide mentre si sta guidando l'auto, in quella situazione il telefonino si lascia nel borsello e collegato al Bluetooth del veicolo, mi raccomando. Iscrivetevi al canale YouTube, è gratuito, e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. Inoltre vi ricordo il canale Telegram, linkato sul doobly-doo e sulla scheda, per ricevere notifiche, piccole curiosità e dietro le quinte. Infine, se volete, segnalatemi in un commento se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi sul Diario di Viaggio on the road. Io sono Grizzly, e questo è tutto, per cui come sempre grazie, ciao a tutti, e ci vediamo alla prossima!